nuovo 25 di agosto, sempre make up tutorial. Questa volta andremo a utilizzare la palettina numero 02 della nuova linea Lavish Oriental di Kiko, ovvero la Senseless Burgundy, questa qua. Questo è un trucco, per chi ha visto gli ultimi video, per la ragazza che deve laurearsi. Avevo già fatto un make up tutorial con la Naked 2, ma poi ci siamo sentite e mi ha detto pensavo un trucco sul borgogna, e io gli ho detto tranquilla Atos, vieni qua, scusate, c'è il cane che tra un po' si lancia al poggiolo, la pianti di correre dietro le mosche, mettiti a ninna. Ok, dicevamo, voleva un trucco sul borgogna e io ho colto la palla al balzo perché non vedevo l'ora di fare un make up tutorial con questa palettina, quindi eccomi di nuovo qua. Allora, la palette in questione appunto è la 02 della Lavish Oriental. Per chi non avesse visto l'haul, vi faccio vedere i colori, è strepitosa. E iniziamo subito. Allora, se vedete qualche residuo di argento è perché mi sono struccata e mi sto ritruccando subito dopo il make up tutorial precedente. Metto un pochino di base I Love Stage di Essence su tutta la palpebra mobile stesa bene, palpebra mobile e palpebra superiore. Atos, fai il bravo bambino, su. Ne ho messa un po' troppa di qua, quindi la tolgo e la stendo meglio. Ok, ci siamo. A sto giro ho sia le salviette per le mani che quelle per gli occhi. Allora, andiamo avanti. Il primo colore che andremo a utilizzare è questo bel rosa e lo andiamo a mettere al centro della nostra palpebra. Quindi qua. Lasciando l'angolo interno libero perché andremo a metterci poi un altro colore un po' più brillante. Facciamo così, così mi vedete meglio. Devo dire che questi ombretti sono molto scriventi e hanno veramente dei colori bellissimi, quindi questa volta secondo me la Kiko ci ha preso in pieno per la nuova collezione. Rispetto al Blooming Origami è migliorata tantissimo. Ok, poi sfumiamo appena appena in questo modo. A questo punto con un altro ditino vado a prendere il colore in alto, questo qua che è un bronzo chiarissimo shimmer direi, e lo vado a mettere nell'angolo interno in modo da creare il nostro punto luce. E lo sfumo nel rosa. Io come faccio ad essermi sporcata il naso lo vorrei sapere, però fa niente, facciamo così con la salviettina senza problemi. La luce come al solito del sole va e viene, quindi speriamo che si veda abbastanza questo make up tutorial in modo decente. Ok, aspettate che faccio un attimo così perché poi mi serve l'altro ditino. E lo mettiamo anche un goccio qua, nella parte inferiore, esattamente come ho fatto qui, in modo da rendere tutto l'angolo molto brillante. A questo punto, dopo aver sfumato fino a metà praticamente della nostra piega, andiamo a prendere il borgogna che è, scusate, vi ho accecato con lo specchio forse, che è questo colorino qua, che è uno dei miei colori preferiti oltretutto per quanto riguarda gli ombretti, e lo andiamo a mettere qui all'angolo esterno. Ho fatto un casino, ne ho messo un po' troppo. Allora andiamo a ripulire così, diciamo, prima con una salvietta, se fate i paciughi che ho fatto io, fate così e via, è tutto pulito. È arrivato un messaggio. Dicevamo, prendete il borgogna e lo mettete all'angolo esterno
decidete voi quanto, come dire, quanto far diventare scuro questo trucco, perché i due colori più scuri della palette sono molto molto scriventi, più dei due colori chiari, quindi ne basta veramente un goccio per vedere che, cioè, come avete visto, io mi ero macchiata già tutta la faccia. Comunque prendete il borgogna, ne mettete un po' all'angolo esterno e poi lo sfumate su tutta la palpebra tranne che sull'arcata sopraccigliare. Con una salvietta, io utilizzo come al solito quella di Verocher, vado a ripulire la parte esterna, quindi così, in modo da rendere il trucco come al solito più geometrico all'esterno, quindi più preciso all'esterno e molto sfumato nella parte interna. Facciamo la stessa cosa da questo lato, quindi vado a prendere il borgogna, lo metto nell'angolo esterno, vedete che ne basta una punta per avere tantissimo colore, per quello poi vi consiglio di avere una salviettina a portata di mano per pulire l'eccesso di colore, perché è scriventissimo, è micidiale sto ombretto qua. Quindi sfumatelo per bene in tutta la piega e nell'arcata, praticamente nella palpebra superiore, senza toccare l'arcata sopraccigliare. In questo modo andiamo a riprendere la mia fedelissima salviettina di Verocher e andiamo a pulire rendendo il tutto più geometrico possibile all'esterno e invece molto sfumato all'interno. A questo punto il trucco potrebbe essere quasi pronto, ovvero lasciando bene l'arcata scoperta e invece avendo una buona sfumatura all'interno, il trucco potrebbe essere quasi ok, ma noi potremmo fare un'altra cosa, ovvero recuperare un pennellino, e io vado a prendere uno di quelli di questa linea qua in modo che li utilizzo un po' e poi magari vi posso fare una piccola review. Vado a prendere però uno di quelli più piccoli, infatti stavo cercando di capire quale utilizzare. Facciamo che prendiamo quello che ho usato l'altro giorno, va che mi fido un po' di più per ora. Dove l'ho messo? Niente, oggi, ok, andiamo a usare questo qua, lingua di gatto. Prendiamo una punta del colore più scuro, ovvero questo, che è un borgogna scuro tendente al marrone, e lo andiamo a mettere solo all'angolo esterno, sfumandolo verso la piega, in modo da rendere un pochino... Si è spenta altre due volte la fotocamera, perché figurati se riesco a fare due tutorial di fila senza avere dei problemi con questa stramaledetta fotocamera digitale. Allora, proviamo ad andare avanti. Non so a che punto si sia fermata, quindi vi dico gli ultimi passaggi che ho fatto, ovvero mettere la long lasting di Essence nera all'interno della rima inferiore. Ho scurito l'angolo esterno col colore più scuro della palettina numero 02 e adesso stavo mettendo la matita nera sopra l'attaccatura delle ciglia in modo da definire di più l'occhio. E speriamo che non si spenga ulteriormente, se no vado a casa della ragazza che mi ha chiesto il trucco e la vado a truccare io, perché non è possibile che io mi devo picchiare con questa cazzarola di fotocamera tutte le sante volte. Facciamo una colletta, ragazze, compratemi la fotocamera. Scherzo. Allora, a questo punto forse ci siamo. Andiamo a mettere il nostro mascara. E a questo punto io torno ad utilizzare I Love Extreme, che è quello che a parer mio dà un risultato migliore, più bello, più corposo alle ciglia. Così, fotocamera, non spegnerti, ti prego, stai registrando almeno? Sembra di sì. Secondo occhio, pettiniamo bene le ciglia, toscovolino, veramente la fine del mondo. Ok,
Perfetto. Dopo aver fatto questo pensiamo alle labbra. E per le labbra ti do due opzioni che però sono nello stesso matitone. Questo fa parte della linea Blooming Origami. Al momento lo trovi da Kiko scontato a 3 euro, mi sembra. Io l'ho preso in promozione a 3 euro. È il numero 07 e da un lato ha semplicemente un gloss trasparente con dei micro glitterini. Quindi puoi utilizzare quello se preferisci. Io invece vado a utilizzare la parte rossetto, ovvero questa qua. Guarda, provalo questo matitone perché è veramente strepitoso. È molto cremoso, dura a lungo e non appiccica. Ora se il sole la smette di sparire, oppure sparisce per sempre la pianta di rompere. Ok, a questo punto direi che il makeup tutorial è finito. Spero ti sia piaciuto, ti rifaccio vedere il matitone così magari lo cerchi già che devi andare a prendere la palettina. Ultima cosa, se vuoi aggiungere un tocco di blush perché magari non sei molto abbronzata, ti consiglio di mettere il Soufflé Touch Blush di Essence, il numero 020 Strawberry Frozen, Frozen Strawberry, che è questo un po' sulla color fragola. Io andrei su questo perché si abbina molto bene col rossetto. Se invece sei abbronzata, datti semplicemente un tocco di cipria per opacizzare il tutto e va bene così. Ok, a questo punto spero che il video l'abbiate visto. Il trucco è questo, quindi te lo faccio rivedere bene da vicino. Spero che ti piaccia, spero che sia finalmente la richiesta esaudita. Ti mando un bacione grandissimo, mando un bacione a tutte voi e ancora grazie mille per tutti gli splendidi commenti. Ciao ragazze!